Buongiorno a tutti, grazie per esservi registrati e per essere collegati sempre numerosi ai nostri webinar. E io sono Simone Rasi, sales engineer di WatchGuard per Italia e Malta e oggi parleremo del phishing, quindi del fenomeno del phishing e come proteggersi, quindi quali sono le soluzioni che WatchGuard ha disponibili per appunto proteggere i suoi utenti, i suoi clienti ovviamente dal phishing. Vi ricordo prima di cominciare che il webinar sarà registrato e caricato sulla nostra pagina YouTube WatchGuard Italia, dove trovate tutti i nostri webinar e anche altri webinar che non sono stati pubblicizzati. E per le domande rimarrò collegato alla fine del webinar per poter rispondere appunto a tutte le vostre domande. In caso potete inviarmi una mail all'indirizzo che trovate in basso a sinistra. Bene, direi di cominciare. Appunto, la prima slide ci dice, appunto, come vedete, il titolo, il fenomeno del phishing e come proteggersi. E andiamo a vedere un attimino. Eccolo qua. Non diventare la prossima vittima di un hacker. Ho voluto mettere questa immagine un po' simpatica. Mi sono immaginato appunto come un hacker che è un pescatore molto abile, molto esperto. Ovviamente in questo caso non la pesca non avviene nei laghi, nei fiumi, ma avviene ovviamente nella rete, quindi nel web. E come vedete, diciamo, attaccato al muro ci sono tutti i suoi trofei. In questo caso trofei che possono essere appunto CIO, Operation, Finance e quindi figure professionali all'interno delle aziende. Il motivo per cui il phishing avviene prevalentemente tramite mail è molto semplice, perché funziona e funziona anche molto bene. Perché? Perché le persone continuano a fare clic sui collegamenti, scaricano i file e dunque perché gli hacker dovrebbero smettere di inviarli se tutti noi continuiamo appunto a cliccare su questi link che non sono trust, quindi che non sono ovviamente link buoni, diciamo, ecco, passatemi il termine. E quindi, diciamo, gli hacker sono sempre più a caccia della loro prossima vittima di phishing e attendono solo che, appunto, qualcuno abbocchi all'amo. Ecco, pensate che il 90% degli attacchi inizia con una mail di phishing. Quindi il 90% su 10 attacchi, 9 partono da una mail. E il 76% delle aziende segnala di essere stata vittima di un attacco di phishing nel corso dell'ultimo anno, quindi nel corso degli ultimi 12 mesi. Pensate il dato, insomma, 76% è un dato molto importante. Le trappole preferite degli hacker. Ecco, qui ho voluto riportare quattro, diciamo, le quattro macro trappole. Passatemi anche qui il termine. Il primo, lo spread phishing, dove appunto gli attacchi richiedono un approccio molto mirato da parte dell'hacker, in quanto quest'ultimo deve eseguire uno studio sulla vittima prima di appunto abbozzare e inviare una mail. Quindi c'è una sorta di studio a monte. Poi abbiamo l'executive whaling. E sostanzialmente sono quegli attacchi che mirano ai dirigenti, quindi alle cariche alte delle infrastrutture aziendali o anche agli amministratori, dove ovviamente il fine qual è? È quello di appunto concentrarsi per deviare del denaro su conti appunto che non sono dell'azienda o comunque rubare, quindi diciamo eseguire un furto di dati riservati come ad esempio credenziali bancari o quant'altro. Poi abbiamo il classico phishing come lo conosciamo tutti quanti noi, quindi è un phishing massivo. Viene inviato a una serie infinita di utenti dove ovviamente qualcuno di questi cliccherà su quel link. E il fine del phishing è ovviamente non solo iniettare del software malevolo, ma anche acquisire informazioni sensibili, quindi dati, username, password e quant'altro. E poi abbiamo il social engineering che, se vogliamo, fa un po' match col primo punto, con lo spear phishing. Perché? Perché è sostanzialmente il social engineer quella tecnica che ci permette appunto, che permette agli hacker di estrapolare i dati dalla rete web sostanzialmente dai social media e quindi lo scopo è quello di ottenere informazioni su come configurare nel miglior modo possibile le email.
Ecco, chi sono gli obiettivi preferiti della nostra azienda? Qui ho messo della tua azienda, ma in realtà della nostra azienda. Sostanzialmente tutti i livelli che ci sono all'interno, quindi dal CIO al finance, all'HR, al sales e all'operation. Ogni livello della tua azienda è un obiettivo che l'Eager cerca di far cadere nella sua rete. Quindi qual è il miglior modo? È per proteggerli. È sostanzialmente conoscere il tipo di esca che l'Eager cercherà di utilizzare. E quindi formarli, quindi eseguire una formazione nel miglior modo possibile appunto a questi dipendenti per cercare di fargli capire quali sono le minacce quando sostanzialmente arrivano nella loro posta. Quindi arriva una mail, devono essere in grado in prima battuta di cercare di capire se quella mail è appunto una mail trust, quindi reale, mandata da un collega, oppure è una mail finta. Ecco, qui ho riportato anche tre esempi di phishing per ruolo. Il CIO, per esempio, come vedete sulla destra, l'esca potrebbe essere da un legale, ci hanno fatto causa. E quindi, in questo caso, scusate, una semplice mail con un indirizzo su cui è stato eseguito lo spoofing inviato da un membro del team legale che ha come oggetto la minaccia di una causa. Ecco, pensate, questa quasi sicuramente sarà aperta da un CIO o comunque da una carica alta, diciamo, aziendale, e quindi appunto indurranno la persona a cliccare sul link che ci sarà all'interno della mail, perché appunto è impaurito dal discorso della causa, quindi diciamo, dell'innesco della struttura legale. Il finance, ad esempio, potrebbe essere un'esca, bisogna trasferire dei fondi. In questo caso, quando qualcuno ai piani alti ci chiede di fare qualcosa, generalmente lo facciamo. Quindi pensiamo, ad esempio, se ci arriva una mail dove appunto ci invita il CIO, o comunque il capo del settore finance ci invita a spostare dei soldi da un conto a un altro aziendale. Noi lo facciamo ovviamente, ma magari quel conto non è aziendale, ma è il conto di un hacker, e quindi in questo caso, ovviamente, tramite una mail andiamo appunto a perdere del denaro vero. E poi Operation, qui ho un esempio veramente banalissimo. Parliamo appunto del phishing che arriva dalle finte mail di UPS o FedEx, tanto per appunto citare due corrieri, ma ad esempio quando arrivano delle mail come dove oggetto viene riportato pacco mancante o problemi con la consegna. Ecco, in quel caso, che siamo noi o sia la segretaria o che sia chiunque in azienda, magari stava aspettando un pacco importante, magari una macchina NRMA, quindi cliccherà su quel link e quindi sarà spacciato anche in quel caso. Quindi sostanzialmente abbiamo visto che nessuno è sicuro all'interno di un'azienda, tutti siamo potenziali obiettivi. E basta una piccola distrazione per fare gravi danni, danni in termini appunto economici, ma danni anche infrastrutturali. Ecco, pensate ad esempio in un attacco ransomware dove tutti i nostri PC vengono crittografati, vengono criptati, e quindi la perdita di dati importanti. Alcuni dati sul phishing. Pensate che appunto abbiamo visto che il 90% degli attacchi inizia con il phishing, quindi con una mail. Gli attacchi stanno diventando sempre più sofisticati. Abbiamo visto appunto vengono colpiti non solo i semplici dipendenti, ma anche ovviamente alte cariche aziendali. Questo perché? Perché ci sono gli happy clicker. Gli happy clicker sostanzialmente sono quelle persone che cliccano su tutti i link che arrivano via posta, senza appunto curarsi se quella mail è arrivata realmente da un collega oppure è una mail che potrebbe essere falsa. C'è lo spear phishing, abbiamo visto appunto quindi un phishing mirato dove c'è uno studio di come appunto creare un layout molto reale e quindi diciamo indirizzarlo a persone specifiche per farli cadere nella trappola. E poi appunto CIO fraud, quindi le frodi ai CIO e quindi come abbiamo visto anche frodi economiche, quindi furto di dati bancari o comunque migrazione di soldi da un conto appunto aziendale a un conto che non è aziendale appunto. Quindi i dipendenti e i colleghi sono vittime ogni giorno. Ecco, un dato che mi ha lasciato un po' perplesso è quello in basso a sinistra. Pensate, il 99% delle frodi finanziarie basate sulle mail si è basata su click umani, quindi è partita da un click umano, anziché esploit automatici per installare malware. Quindi non è partito da software, ma è partito da un'azione umana, il 99%. Mentre il 90% delle URL di phishing reindirizza a pagine dove viene chiesto all'utente di inserire le sue credenziali personali.
Vi ricordate qualche tempo fa, tenuto un webinar, uno di questi, diciamo, link che giravano spesso erano delle pagine false di PayPal, dove ovviamente noi andavamo a inserire le nostre credenziali di PayPal, ma non le inserivamo all'interno del sito originale PayPal. Era un sito ovviamente phishing. In America il 70% dei dipendenti ad oggi lavora da remoto almeno un giorno a settimana. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che è un dato importante perché? Perché ovviamente quando il dipendente lavora da remoto, ovviamente non è protetto da firewall e quindi non ha sistemi di sicurezza a casa in grado appunto di schermarlo da questi attacchi. Con DNS Watch Go vedremo appunto come sarà possibile proteggere i nostri dipendenti che lavorano remotamente. E entro il 2021 il 27% del traffico di rete per l'azienda media verrà generato fuori dal perimetro della rete interna. Questo che cosa vuol dire? Che lo smart working, quindi il remote working, crescerà sempre di più, fino ad arrivare a circa un dipendente su tre, appunto, entro il 2021. E quindi traffico che non può essere controllato dai sistemi di sicurezza aziendali, appunto perché proprio i non connessi sulla rete aziendale. Poi c'è sempre la minaccia del paziente zero, quindi senza protezione ovviamente la minaccia ritorna ed entra nella rete con il tuo utente, quindi direi io con il mio client. Perché? Perché se io vengo infettato a casa e quindi sono il paziente zero, ma ovviamente silente, nel momento in cui arrivo in rete, quindi arrivo in azienda, mi collego in rete, ovviamente la minaccia può partire direttamente dal mio PC e propagarsi a tutte le sottoreti aziendali. Il rischio quindi è esteso a tutti i tuoi utenti, ma aggiungo client. E poi ovviamente la minaccia può esporti a problemi esponenzialmente peggiori. Abbiamo visto appunto furto di credenziali, frodi varie, insomma, anche economiche. L'obiettivo del malware del 2020 qual è? È sempre lo stesso, rubare credenziali. E arriviamo poi al DNS Watch Go. Abbiamo visto appunto come all'interno del firewall c'è la possibilità di attivare il DNS Watch, che è appunto il servizio che protegge gli utenti collegati ai Firebox contro appunto la minaccia del phishing. Poi vedremo appunto nella parte dimostrativa tutte le varie configurazioni. E WatchGuard ha messo in campo il DNS Watch Go, appunto l'estensione di questo servizio per proteggere i dipendenti, per proteggere gli utenti quando questi non sono collegati dietro Firefox, appunto quando sono in telelavoro. Quindi quando sono da casa o in ufficio o al bar o in biblioteca o dovunque io mi trovi, sono comunque protetto contro la minaccia del phishing. Ecco, è una sicurezza semplificata per gli utenti in viaggio. Sostanzialmente è un servizio cloud-based, quindi non dovete installare nessuna management, non dovete installare nulla, e protegge ovviamente la tua azienda quando gli utenti viaggiano al di fuori del perimetro della rete protetta. Questo perché, l'ho detto poco fa, appunto il modo di lavorare e i luoghi dove farlo ormai sono cambiati, quindi possiamo lavorare ovunque noi ci troviamo, la tecnologia ci è amica e ovviamente abbiamo anche gli strumenti, quindi che noi siamo a casa o in auto, in bar, o presso i clienti o in hotel o direttamente on site presso l'azienda, comunque abbiamo questa protezione. Come funziona? Ecco, qui diciamo sulla destra trovate uno schema di come funziona il DNS Watch e il DNS Watch Go. Ecco, allora, a sinistra trovate appunto il servizio DNS Watch che protegge appunto tramite il Firebox tutti i dispositivi connessi dietro di lui, quindi sulle sue interfacce interne. Il Firebox cattura tutte le query DNS, quindi le GET TCP UDP su porta 53, e le controlla e quindi verifica ovviamente se queste GET vengono fatte verso delle destinazioni permesse, quindi pulite, tra virgolette, oppure malevole. In quel caso, se trova del traffico malevolo, quindi diciamo una GET, quindi una TCP UDP su porta 53, quindi una GET DNS verso un sito di phishing o un sito compromesso, blocca ovviamente l'accesso. Funziona anche con tutte le applicazioni, non per forza con la navigazione, anche tutte quelle applicazioni installate sul PC che eseguono delle query DNS, ovviamente vengono controllate dal DNS Watch. Ci sono delle policy centralizzate che io posso configurare a livello cloud, poi vedremo come, e ovviamente queste policy vengono propagate quindi anche alla parte DNS Watch Go sulla destra, scusate. Che cos'è DNS Watch Go? È un agent che
va installato su un PC, quindi in questo caso posso installarlo ovviamente sui miei endpoint, e mi proteggono quando tra me e internet non c'è un Firebox. Quindi, ad esempio, quando sto lavorando da casa e quindi ho solo il mio router del provider e non ho protezione firewall tra me e internet, ovviamente. In questo caso sono comunque protetto. Esperti di sicurezza WatchGuard in alto, perché ho messo anche quella voce lì? Perché ovviamente a cappello di tutto quanto c'è un gruppo di ingegneria dove ci sono degli esperti di sicurezza WatchGuard che ovviamente istruiscono il sistema e comunque sono dietro al sistema per cercare di performare sempre di più la capacità di bloccare ovviamente questi attacchi, quindi mitigare. Anche voi stessi potete comunque contattarli tramite il sito di NS Watch Go e ovviamente informarli di falsi positivi o falsi negativi. Le varie funzionalità, ovviamente abbiamo detto estensione della protezione degli utenti in movimento, management in cloud, quindi non dobbiamo installare nulla, visibilità off network consolidata. Quindi abbiamo, diciamo, tutta una parte di reportistica e visibility che riguardano appunto il servizio specifico, rafforzano la formazione della sicurezza e la consapevolezza immediata della sicurezza. Perché? Perché ovviamente quando un dominio, un sito viene bloccato, all'utente gli comparirà la pagina di blocco e ovviamente partirà un piccolo tutorial anche in lingua italiana che spiegherà che cos'è il phishing. Quindi ci darà evidenza di cosa l'utente diciamo stava in quale pericolo l'utente stava andando, ecco, stava incappando. E poi l'analisi personalizzata per gli utenti di sicurezza Watch. L'abbiamo detto, c'è diciamo una business unit dedicata solo per questo servizio. Come si installa il DNS Watch Go? Molto semplice, tre passaggi: scaricare e installare il client sul device portatile, creare una policy di content filter, e qui introduco un nuovo elemento, perché con il DNS Watch Go noi possiamo introdurre anche il blocco dei contenuti. Quindi in questo caso parliamo di URL filtering. Quindi anche se io sono a casa, posso poter bloccare sul mio PC dei contenuti appunto che reputo non di interesse aziendale. Poi vediamo quali sono. E infine testare la protezione del DNS Watch Go. Ovviamente funziona con tutte le VPN, quindi funziona compatibile con tutti i tipi di VPN mobile, tra cui le IPv2, l'SSL, l'L2TP e l'IPsec. Ovviamente con split tunnel. Se avessi configurato un full tunnel, non avrei problemi perché il traffico internet uscirebbe ovviamente dal firewall della mia azienda. Quindi tutto il traffico che io faccio nel mio client viene incapsulato e viene girato poi al firewall aziendale, dove avrò delle policy ad hoc. Com'è il funzionamento? Il funzionamento, come dicevo, è appunto il DNS Watch Go è in ascolto sulla porta 53, localhost, sia TCP che UDP, e intercetta tutte le richieste DNS. Quando riceve una richiesta di DNS Watch Go, che cosa fa? Invia una query a DNS Watch per determinare se il dominio è bloccato o meno. DNS Watch sono sostanzialmente dei server, dei resolver che appunto hanno la funzione di DNS server sicuri. E quindi invia una richiesta per l'indirizzo IP del dominio ai server DNS upstream, quello che dicevo appunto. Dopo che DNS Watch invia la risposta, se la risposta è di blocco, il DNS Watch Go restituisce la pagina di blocco. Se la risposta è allow o whitelist, il DNS Watch Go restituisce il contenuto, quindi richiesto, fornito dal server DNS, appunto dai nostri resolver. Questo appunto è quello che avviene quando il sito è bloccato, quindi il sito è stato bloccato. Io posso configurare, customizzare in toto ovviamente la pagina, quindi modificare i colori e addirittura italianizzare il messaggio di allarme, e questo è quello che vi dicevo, educazione al phishing. Quindi l'utente può ovviamente lanciare questo breve tutorial di 5 minuti che spiega che cos'è il phishing, dove ovviamente attraverso dei video e delle slide partirà appunto una sorta di formazione e spiegherà all'utente che cos'è il phishing e come avviene. Qui poi ovviamente abbiamo tutta la parte di reportistica che appunto ho nominato prima. All'interno del portale troviamo tutta la reportistica dove andiamo a vedere appunto le varie query, quali sono le reti protette, i domini che sono stati più acceduti e così via.
E ovviamente poi posso eseguire anche un export dei weekly report o dei monthly report, quindi diciamo dei report settimanali, mensili o giornalieri. E passiamo poi alla parte demo time, quindi vi farò vedere quanto è semplice ovviamente installare il DNS Watch Go all'interno di un client. Nel mentre io lancio la mia macchina virtuale, mentre attendiamo che parta, ecco qui. Da dove si accede alla management del DNS Watch Go? Si accede dal portale WatchGuard, quindi dalla sezione Support Center. My WatchGuard Manage DNS Watch Go. DNS Watch, scusate. Ecco, da qui si accede alla parte di management del mio DNS Watch. E come vedete, qui ho già un overview generale del sistema, di come sta lavorando. Qui la mia macchina dovrebbe essere partita, perfetto, tra pochino. Eccolo qua, qui vediamo quindi le recenti query DNS, se fatte da un Firebox, se fatte da una registered network o se fatta da un client, appunto dove all'interno c'era installato il DNS Watch Go. Qui troviamo ovviamente i client, in questo caso ci fa vedere quanti client sono attualmente attivi e che hanno installato appunto la versione, anche la version ci dice di DNS Watch Go, in questo caso eccolo qui. Tornando indietro, possiamo vedere quali sono i Firebox che attualmente sono attivi e hanno appunto attivato il servizio DNS Watch Go e questi i top domain, quindi quali sono stati i domini più acceduti dagli utenti DNS Watch Go e gli utenti protetti da Firebox. Ecco, dove vado ovviamente io a scaricare il mio client, il mio sostanzialmente agent per poi ovviamente proteggere il mio PC. Da qui, da DNS Watch Go Client. È tutto molto semplice, come vedete. Quindi dobbiamo scaricare il client, l'installer del DNS Watch Go. Ovviamente l'operazione può essere fatta a mano o può essere fatta mediante Group Policy, SCCM o altri servizi, appunto attraverso delle Group Policy, ad esempio. In questo caso, l'unico elemento che mi serve per validare l'installazione è l'account API. Io qui ne ho due, è indifferente, basta copiarne uno. Quindi torno sulla mia macchina virtuale, come vedete qui all'interno io non ho il DNS Watch Go, ma ho solo il Threat Detection Response. Ho salvato, scusate, l'installer qui sul desktop, lo faccio partire, Next, accetto License Agreement e come vedete qui vado ad incollare l'account API, Next, e vado con l'install. Qualche secondo e lui installerà il servizio. Nel mentre, torniamo sulla pagina, posso ovviamente andare a vedere quali sono le mie protected network. Perché? Perché abbiamo tre livelli di protezione. Abbiamo detto, abbiamo la protezione del client con il DNS Watch Go, abbiamo la protezione dei client dietro Firebox con il DNS Watch Go. Vi faccio vedere appunto qual è la procedura per attivare il DNS Watch Go, è questa qui da Subscription Services. DNS Watch, enable DNS Watch e decido se eseguire l'enforcement su tutte le interfacce taggate Trusted, Optional e Custom o altrimenti definire su quale interfacce. Quindi magari voglio attivare il DNS Watch solo su una specifica interfaccia e quindi in questo caso magari gli dico solo sulla Optional 1 piuttosto che appunto selezionare più interfacce. Ecco, come vedete, molto 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 semplice. E la terza modalità diciamo, abbiamo la possibilità di proteggere delle network che però devono avere un indirizzo IP pubblico, quindi si devono presentare su internet, ad internet, con un indirizzo pubblico. Quindi in questo caso, ovviamente, io posso aggiungere add network, quindi posso aggiungere una network e in questo caso assegnargli una policy. Quindi che cosa succederà? Succederà che quella network ovviamente utilizzerà come DNS resolver i nostri DNS di DNS Watch. In questo caso abbiamo più resolver, quindi come vedete abbiamo dei resolver localizzati in US, quindi in America, dei resolver localizzati in Europa e dei resolver localizzati in Asia Pacific, quindi diciamo la parte Tokyo alta e la parte Asia Pacific, Sydney, quindi Australia.
Ecco, in questo caso qui avrò le network che sono protette, quindi tre livelli di protezione. Vediamo se qui ho ultimato l'installazione. Perfetto. Una volta finita l'installazione sul mio client, eccolo qui, vado sempre nell'iconcina del TDR perché ovviamente viene collassata all'interno dello stesso servizio e come vedete trovo sia il servizio Threat Detection Response, che è in piedi, quindi che è up and running, e trovo anche DNS Watch Go Protected, quindi in questo caso sono attivi tutti e due i servizi. Ecco, faccio una prova. Proprio ieri sera mi è arrivata una mail in concomitanza, pensate, curioso, della scadenza del mio appunto account Netflix, dove mi diceva che Netflix mi regalava qualche mese di account gratuito. Ecco, vediamo. Ovviamente era, eccolo qua, Netflix-USA.net. Ovviamente phishing, non era reale. Vedete, il sito è bloccato e quindi qui dice: "Ops, pensiamo che tu abbia cliccato su un messaggio di phishing". E quindi qui sotto, come vi dicevo, io posso lanciare un piccolo training su che cos'è il phishing. Seleziono la lingua, in questo caso italiana. Questa è la grande novità, ovviamente l'avevamo chiesta da tempo, è finalmente arrivato il tutorial appunto in italiano e da qui poi parte un breve tutorial che ci spiega appunto che cos'è il phishing e come funziona. È un po' lento perché ho allocato poca RAM a questa macchina virtuale. E quindi come vedete, prevenzione del phishing in 5 minuti. E poi posso andare avanti nella formazione. Quindi se vi arriva una mail con questa URL, attenzione, è phishing, confermato, vedete? Perfetto. Torniamo qui alla configurazione. Abbiamo parlato di content filtering, quindi io posso creare una serie di policy, quindi una serie di profili che ovviamente mi vadano a bloccare delle URL o comunque dei gruppi di URL, quindi delle macro categorie. Ecco, allora innanzitutto qui sopra trovo le default policy e le client policy. Allora, la default policy è quella che io assegno, quindi associo alle protected network, quindi a quelle network che io voglio andare a proteggere con i resolver del DNS Watch. Mentre i client policy sono ovviamente la policy che io associo a tutti quei client che hanno il DNS Watch Go. Attualmente, apro una parentesi, è possibile associare solo una policy a tutti i client. Ovviamente Watchera sta sviluppando la possibilità di poter creare delle policy diversificate per gruppi di utenti, quindi per gruppi di client. Ecco, in questo caso qui come vedete io posso creare anche una new policy, quindi gli do il nome, ad esempio possiamo mettergli webinar test, mettiamo trattino, ok. Posso attivare l'Enforce Safe Search che ricordo funziona sia su Google, su YouTube, su Bing e su DuckDuckGo. A questo punto vado a salvare la mia policy. Quale categorie voglio bloccare? Quindi ai miei utenti che sono in mobilità, quindi che lavorano da remoto, io voglio bloccare ovviamente i contenuti pornografici, gli andiamo a bloccare sicuramente i siti di scommesse, gli andiamo a bloccare i siti di intolleranza. La ovviamente categoria security, dove all'interno troviamo tutta una serie di servizi malevoli, come vedete, keylogger, malicious, botnet e quant'altro. E poi magari gli dico di blocco appunto la parte violenza e non voglio che vadano appunto su Facebook e su Twitter, perché no, insomma. A questo punto, una volta che io ho finito, faccio Save Categories. E quindi ho creato il mio profilo. Qui posso vedere anche, posso dirgli questo profilo, quindi questa policy, la posso allocare anche ai Firebox che attualmente io vedo online, vedo up and running, quindi vedo online. Come vedete, qui c'è una lista di Firebox, i Firebox li troviamo qui in questo menu a sinistra, Protected Firebox, adesso arriviamo, e gli posso dire che ad esempio questa policy, appunto, che ho appena creato, la voglio associare a questo T10 casa. E quindi in questo caso, vedete, ha una default policy, quindi non utilizzerà più la default policy, ma utilizzerà
questa mia policy, questa nuova policy che io ho creato. Una volta che io ho ultimato, faccio Save Policy, torno nel Content Filtering, come vedete la ritrovo qui dentro, Webinar Test, non è usata da nessuno, quindi Used by Zero Network, e qui gli posso dire tutti i client che hanno installato l'ANS Watch Go devono utilizzare la Webinar Test. Faccio Update Policy e ovviamente viene pushata l'informazione, quindi tutti i client che sono sparsi nel mondo, che ovviamente hanno le DNS Watch Go, ovviamente che fanno parte della mia infrastruttura, utilizzeranno quella policy di URL filtering. Protected Firebox, l'abbiamo detto, l'abbiamo nominati, sono i Firebox ovviamente che fanno parte del mio account, ma soprattutto posso vedere quali sono attualmente attivi. Come vedete abbiamo il T35W demo spagnolo che ha associato appunto la sua policy, ritroviamo il nostro T10 da qualche parte, vediamo se lo troviamo nella lista, eccolo qua, il T10 casa, vedete io non ho salvato e quindi lui continua ad utilizzare la default policy. E poi abbiamo la parte di blocco la pagina di blocco sostanzialmente, come vi dicevo, possiamo modificarla come vogliamo, quindi cambiare il logo, possiamo mettere il logo della nostra azienda, cambiare i colori, ovviamente customizzarcela come vogliamo noi. In quest'altra parte possiamo ovviamente customizzare, quindi aggiungere del testo, quindi magari dei link o non so, delle informazioni e eseguire anche un preview della pagina. E poi nella parte, ovviamente qui deploy, qui ritrovo la parte dei client, la parte delle protected networks e la parte dei Firebox. Non ricordo se le ho detto, però ovviamente il consiglio è di aggiungere network che abbiano un indirizzo IP statico. Ovviamente se ho un indirizzo IP dinamico, inserisco il mio indirizzo IP odierno, ma domani sarà diverso e quindi non avrò protezione. E poi ovviamente qui nella parte configure ritroviamo la parte di content filter policy, quindi andare a modificare nuovamente le policy o aggiungerle, e possiamo aggiungere nella black hole domain, quindi possiamo aggiungere in blacklist dei domini che magari ancora non sono stati scoperti perché è uscito questa mattina e quindi l'ingegneria non ha fatto in tempo ancora a scoprire questo dominio, o trattare dei domini stessi. Posso eseguire anche un search per vedere se quel dominio rientra o no nella whitelist, blacklist oppure comunque è bloccato. E poi la parte di reportistica, quindi configurare gli alert. In questo caso, quando viene matchata una URL, mi arriverà una mail o comunque un allarme. Ovviamente, qui il report diciamo, settimanale del DNS Watch, che cosa ha fatto, quali sono state appunto le categorie, no, che sono state invocate più spesso dagli utenti, ovviamente qui posso sbizzarrirmi con l'output, e poi ovviamente anche la parte di content filtering. Quindi vediamo, ovviamente qui diciamo, abbiamo tutta una serie di reportistiche. Bene, io ho ultimato, spero di aver trattato un tema interessante, vi ringrazio nuovamente per l'ascolto, per la pazienza e per essere stati collegati. E rimango collegato ancora un po' per rispondere a delle domande, vedo ci sono alcune domande. Vi ricordo che il webinar verrà salvato e caricato sul nostro canale YouTube WatchGuard Italia. Per qualsiasi domanda potete ovviamente mandarmi una mail oppure scriverlo in chat. Grazie mille, arrivederci e al prossimo webinar.